Cari amici dell'angolo della ricerca, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Ovviamente sono in compagnia di Antonio Mori. Ciao Antonio. Eh, sai, purtroppo ci sono sempre io a rompere le scatole. No, scantone. anzi Antonio, tu sei il protagonista di questa trasmissione che è davvero bellissima e molto seguita da, da tantissimi telespettatori. Hai anche tu tantissimi riscontri dal tuo pubblico, ne Tanti. abbiamo anche noi a davvero. Telecolor, quindi siamo davvero molto contenti di proseguire con questa rubrica. Allora, Antonio, eh, le tue puntate sono sempre molto stravaganti, ci concentriamo su cose che magari noi diamo per scontato nella quotidianità. Certo. E questa volta, appunto, ci vuoi spiegare, raccontare come possiamo. Conservare le zucche ornamentali, spesso a settembre le troviamo, sono davvero meravigliose, le mettiamo nelle nostre case e poi dopo un po' purtroppo marciscono. Eh purtroppo sì, eh, diciamo che mh, non è proprio detto che tutte le zucche debbano marcire tutte proprio, però diciamo che c'è un buon 90% di possibilità che la zucca a un certo punto possa essere vada in marcescenza allora cominciamo dal prima la prima cosa il primo trucco prendiamo la zucca quando la portiamo a casa perché attenzione qui si tratta di due cose o le esponiamo per goderle pochi mesi un mese o eh, le perdiamo o altrimenti le salviamo quindi si può lasciare fuori benissimo un po però dopo la zucca va presa e legata, per qua, va legata per il suo torso, per il suo gambo, va legata perché se la zucca appoggia nel, nel punto in cui appoggia comincia a deteriorarsi il tessuto. Quindi la zucca non è come un frutto che ha un policarpo, un pericarpo, un endocarpo, non è un frutto nel senso vero... È chiaramente un frutto, però questa superficie è, è veramente così dura, così bella, liscia, è destinata pro, proprio a, a un certo punto eh, all'interno diciamo, della polpa della zucca, avviene un processo, avviene un processo, eh, diciamo, tutto va in acqua, i tessuti diventano acquosi. E quest'acqua chiaramente trova il punto in cui è appoggiata, quel punto lì nascono delle muffe innanzitutto subito. E poi queste muffe eh, cominciano a rendere chiaramente il tessuto della zucca, il suo, la, parte, la buccia, cominciano a renderla molto fragile, lo rendono fragile e molle. E da quel punto di vista lì, quando inizia questo processo è irreversibile. E lì in quel punto lì la zucca si accascia e noi non rimane più niente. Molti dicono: le mettiamo in alto in un posto, non so, sulle credenze dove fa più caldo. No, adesso vi insegno come potete conservare queste zucche. Prima cosa, fate una fotografia di come sono quando sono fresche per ricordarvi i loro colori perché. Non c'è bisogno di essere un pittore per poi fare qualche striscia di colore per vivacizzarle di più. Perché una volta secche saranno grigiastre, ci sono le muffe sopra che vanno spazzolate via. Questa era completamente grigia, completamente grigia ammuffita e aveva questo colore. Allora, innanzitutto dobbiamo sospendere la zucca. Quindi mettiamo un'asta. Un la mettiamo tra due, tra due cose, eh, tra due mobili, insomma, facciamo in modo di sospenderla quest'asta e infiliamo dentro tutte le zucche. E le mettiamo vicino a una fonte di calore, quindi vicino a un calorifero, vicino a una stufa. Ecco, alcune volte, eh, insomma, non è così bello da mettere le zucche di fianco a un calorifero, di fianco a una stufa. Allora si mettono in alto, sulle credenze, dove l'aria calda arriva. Attenzione però, perché la cucina con tutti i suoi vapori e le sue umidità, però alcune come... volte finisce per, per rovinarle. Eh, molti mi diranno: Sì, ma Mori, ascoltami, a noi veramente non ce ne frega niente di conservarle. Quando sono lì da due mesi, non ce... già vediamo l'ora di eliminarle, le buttiamo via e il gioco è finito. Se sono persone che la pensano così, la rispetto. Però quello che a me succedeva era proprio questo, era così bella, peccato si è marcita. Allora so che ci sono molte persone, molte persone che eh, vado a casa e vedo delle zucche eh, che poi alla fin fine fanno una brutta fine. Quindi mettiamo insieme in una ciotola, prendiamo quelle ciotoline lì di carta stagnola, così non roviniamo niente. Facciamo una mistura 50-50 di borotalco e sale. Mettiamo il sale nel frullatore, lo frulliamo in modo di farlo diventare al velo come lo zucchero. Facciamo una mischia di sale e borotalco. Io dico borotalco, ma ho già sbagliato, dovrei dire talco, perché borotalco fare pubblicità. Quindi, talco anche se è il migliore è eh? quello lì che c'ha davanti il boro. Eh, a questo punto cosa facciamo? Eh, prendiamo la zucca e eh, bagniamo, iniziamo a mettere un po' di acqua distillata all'interno di queste due sostanze. Facciamone una specie di liquido, di pappetta molto liquida. Con il pennello iniziamo a spalmare questa sospensione di acqua, sale e talco sulla zucca. Questo è l'inizio del processo. Il sale, è vero che lo applichiamo bagnato, ma asciuga dopo poco tempo, dopo tre o quattro minuti è asciutto. Ma il sale esercita, esercita una particolare, eh, diciamo, funzione. Infatti noi quando certi ortaggi, per esempio cetrioli, li mettono sotto sale prima di cucinarli per togliere l'acqua, no? Ecco il sale cosa fa? Toglie l'acqua. E quest'acqua che fine fa? Beh, la assorbe il borotalco. Quindi a questo punto vediamo che questo velo che abbiamo applicato comincia a cristallizzare e poi a un certo punto si bagna. Quando è bagnato, dopo circa una settimana o due, con un pennello lo togliamo e ne applichiamo un altro. Quindi ogni Due volte al mese applichiamo questa, questa mistura e teniamo le zucche appese al caldo dove non toccano. Notiamo che dobbiamo mettere sotto alle zucche una piccola bacinella, perché le zucche pian piano cominciano a lasciare andare qualche goccia d'acqua. E non sembra tanta, ma è sufficiente perché si inneschi il processo di essiccazione. La zucca si disidrata, chiaramente la forma bella, cioè la, la, il colore stupendi, smaglianti, vengono via, la zucca diventa grigiastra, beige, eh, cominciano a comparire le muffe. Quando compaiono le muffe, noi non le togliamo affatto le muffe, perché queste muffe sono loro i conservanti, sono loro quelli che garantiscono, come nel formaggio, come nei salumi, queste muffe ci dicono che è in atto un processo di vorrei dire mummificazione ma non si può dire perché la mummia si può formare soltanto con un corpo organico questi invece sono vegetali ma è una specie di mummificazione vegetale quindi è un'essiccazione e questa essiccazione si conclude nel giro di 3-4 mesi quando noi abbiamo già fatto togliamo le zucche le spazzoliamo energicamente per, e a togliere per togliere la muffa e per togliere tutti i residui di talco e allora si passa un secondo, a un secondo stadio di conservazione. Lo stadio di conservazione è quello di esporre le zucche adesso più a un vivo calore. Quindi le poniamo direttamente sul termosifone. A questo punto se le avessimo messe prime sul termosifone, le zucche si sarebbero cotte. Invece adesso non più. Il termosifone oppure chi ha ancora le stufi a legna, c'è quel portello di fianco no? dove si mette il pane a far diventare biscotto. Si mettono le zucche e nel giro di un mesetto, eh, neanche una ventina di giorni, ritroviamo le zucche che sono completamente secche. E tutto questo ce ne accorgiamo perché prendendole sono completamente sono secche. Questo è il momento, il momento più bello. Prendiamo degli acrilici, un pennello, un po' d'acqua e cominciamo a passare i colori. Guardando le fotografie fatte col cellulare, con l'iPad, col tablet e cerchiamo di riportare queste tinte sulle zucche secche. Certo, non avremo più le zucche di prima che sono ineguagliabili, però possiamo averle, possiamo lasciarle anche al naturale. Lì davanti ne ho una al naturale. Vedete com'è? Ha un colore poco, poco attraente. E invece sono molto belle, perché poi queste zucche noi le possiamo veramente fare un bellissimo centro tavola. Io le ho messe così. Ma prendendo un bel paniere, un bel panierino fatto come una volta mettevano le uova, adesso non si trovano più. Queste ceste, queste canestre, come la canestra di carvaggio, no? Riempiamo di zucche e fiori. Fiori ovviamente non veri, possiamo mettere fiori essiccati, tipo statiche Possiamo mettere fiori essiccati tipo il ricriso quelle bellissime margheritone gialle, rosse e verdi. Facciamo un centro tavola eccezionale. E cosa, Cominciamo ad a collezionare le zucche. È una cosa molto bella. Le collezioniamo, però attenzione, le zucche di una certa dimensione, qui ho portato queste, non si possono essiccare sono troppo grandi, là la polpa è spugnosa e quindi si essicca, qui la polpa è particolarmente dura, quindi c'è un pane come una castagna, là, eh, la polpa ha cellule molto grandi, tipo quando noi apriamo una zucca di Halloween, vediamo che dentro c'è tutta quella spugnosità, no? che noi la togliamo e dentro si vuota, questa no, questa è una zucca diversa. È un altro pepo perché la zucca si chiama pepo è una cucurbita. Quindi, queste noi non le possiamo seccare. Però possiamo fare una cosa anche qui molto interessante se noi le vogliamo. Eh, sarebbe l'unica cosa possibile per riuscire a, a garantirne la loro conservazione è applicando abbondantemente, ma dobbiamo farlo anche là non troppo abbondantemente facciamo sciogliere una candela in un pentolino vecchio una candela però di cera vergine eh? non quelle di stearina si trova la cera vergine negli apicoltori basta andare in un erboristeria c'è applichiamo con un pennello uno strato di cera attenzione senza fare colature non prendendo il pennello fortemente imbibito di cera, ma piuttosto secco, e la passiamo strofinando così la cera e abbiamo l'opportunità di dare alla zucca nuovamente di dare quella lucentezza, quella cera lucentezza della zucca. Quindi a questo punto noi se diamo molta cera su queste zucche abbiamo l'opportunità di conservarle non per, per sempre, ma anche per un anno. Benissimo Antonio, siamo giunti alla pausa pubblicitaria ma rimanete con noi perché continueremo a parlare di zucche con Antonio Mori. Bentornati qui con me e Antonio Mori. Antonio, abbiamo dedicato questa puntata alla conservazione delle zucche ornamentali. Nella prima parte ci hai spiegato tutto il procedimento. Volevi un attimo concludere il discorso? Sì. Eh, una volta che è stata passata la cera, praticamente sono eterne. Però anche la colorazione è molto importante. Vi do un consiglio: quando stendete, innanzitutto guardate molto bene com'è l'immagine, ma non c'è bisogno di star lì a ripercorrere per filo e per segno tutto. Anch'io le ho fatte in modo molto veloce, non mi sono sentito di stare lì a fare dei capolavori. Ecco. Stendete per fare le sfumature: quando stendete i due colori, per esempio il verde e il verde chiaro, per fare per esempio queste rigature qua. Poi prendete un pennello più largo e iniziate a spatolare fortemente per creare delle sfumature che viceversa non si possono ottenere. Pensate, questa era veramente così e si sono conservati quasi, quasi ancora quasi tutti loro. Ho messo poco, quasi tutti i colori si erano conservati. Ho dovuto rinverdire un po' questo verde scuro qui e il collaretto intorno al gambo. So che una cosa che tieni sempre a sottolineare è di essere fedele comunque ai colori della natura. Certamente, e è la cera quella che alla fin fine dà i colori della natura, senza pretendere di riuscire a fare quello che la natura fa che è ineguagliabile. Ecco. Ma alcune volte non c'è bisogno di fare grandi cose. Non, abbiamo, non è importante ripetere, io se, se volessi potrei ricrearla uguale, identica, ma è un lavorone, eh? bisogna essere un po' pittori per fare questo. Beh, Perciò scusami, non è certamente questa facile. Questa qua, ti giuro, sì. ho detto, questa qua è, è riuscita a conservarla in tutte e per tutte, in realtà sì. hai detto che l'hai ricolorata tu. Sì, sì, è stata ricolorata, era completamente grigia, sì, sì, sì. Ed è tra l'altro una zucca molto particolare perché è molto spessa, cioè abbiamo già... Caratteristiche è vuota, eh? per però è già una zucca che comincia ad avere queste caratteristiche. Quindi, anche questa aveva una polpa molto, molto, molto densa. Quindi e quindi, più, più pesante si. Sì, ho fatto un po' più fatica. Quindi, diciamo che se uno vuole iniziare a fare questo processo, magari per le prime volte che è un po' più inesperto. Può scegliere delle determinate zucche che magari sono un po' più semplici? Ma sì, ma da basta lavorare. poco. Il colore, io ho detto acrilico. Io Queste sono state, io le ho colorate veramente malissimo, devo dirti la verità. Eh. A parte questa, <ride> che questa qui lo cura, quelle sono state colorate davvero molto male. Male perché, ti spiego, io non, le avevo al naturale, siccome ho fatto l'argomento. E Ho detto loro ieri in una mezz'ora le ho colorate, perciò non ho potuto fare tante cose. Anche perché l'angolo della ricerca non è qualcosa che uno pensa. Antonio, appena va via Natalì, pensa ai prossimi temi. I temi arrivano così e alcune volte sono disperatamente ricercati e si fa molto fatica a trovarli. Ma io voglio portare anche sotto la vostra attenzione qualcosa di è un po' strano, quindi qualcosa che voi non vi aspettate. E so che ci sono molte persone che mi hanno chiesto come conservare queste zucche. La cosa importante è anche questa. Basta fare una piccola breccia all'interno della, della zucca con un coltellino, si asportano i semi, si riposiziona proprio che non si conosce più dove è stata rotta per togliere questi semi. Perché in aprile vanno posti già a dimora, perché la zucca non è qualcosa che si, poi si ripianta, dove si mette le cresce. E vi dico, crescono anche nei mastelli, anche nei vasi grossi, non c'è bisogno che ci sia una piena terra. Eh? ma vi verranno dei frutti piccoli. Però è molto importante. Ecco, è una cosa bella sapere questo qua. Voi piantate un seme, non aspettatevi che se io pianto questa. Mi verrà fuori, io amo molto questa qua perché mi piace. Mi ricordo a quelle fiaschette che avevo io di tre colori, che ora non ci sono più. Ma perché non ci sono più? Non ci sono più perché non sono salvaguardate. Negli floricoltori che allevano il peperoncino mettono, i fiori, mettono una specie di piccolo di piccolo cocon di, di tulle in modo da non poterli fecondare. Perché altrimenti, se io la semino, non lo so come cosa salta fuori. Da una pianta sono capace di saltare fuori 10 zucche grossomodo grosso modo diverse, a parte che nessuno è uguale all'altra. Perché? Perché chiaramente se ne avete tante, le api, volando da fiore in fiore, eh, avviene questo amore dei vegetali e sappiamo che da lì nasce un'ibridazione, un'ibridazione naturale. E il seme, una volta tirato fuori? C'è un procedimento. Anche... Il procedimento c'è. Chiaramente se sono semi che sono stati a secco per molto tempo, hanno bisogno di essere primi inumiditi. Quindi intiepidite dell'acqua, ma dico intiepidite, non di più, eh. quindi un'acqua appena appena tiepida, mettete all'interno i semi e li lasciate per due o tre ore. Il seme della zucca poi bisogna vederlo come va piantato, perché va piantato con la puntina In giù e con la parte ovale in su perché chiaramente c'è le, le appunto le cotiledoni e c'è appunto la radichetta. E quindi si apre le due cotiledoni, sono le prime foglie che noi vediamo. Quindi abbiamo queste due foglie come le zucchine, queste due lancette. Ecco, Da quel momento lì in poi il tutto fa il resto. Cioè il caldo, ecco l'importante piuttosto posticipare, non anticipate. Anche se le zucche anticamente dicevano che il mese è aprile, ma eh, aprile è il mese per piantarle. Devo dire che sono molto belle perché se voi mettete, non lo so, uno di quei tralicci che si aprono così e mettete una piccola zucca in un vaso, eh, beh, questa riempirà tutto quanto e alla fine vi ritroverete una cascata di piccole zucche colorate. Io le amo moltissimo le zucche perché sono molto belle. Hanno forme stupende. Sono le prime bottiglie: sono le prime le bottiglie antelitteram, litteram. Sono stati usati come recipienti eh, e, che, e sono molto belle. E ho voluto dare come si può dire qualche diritta per conservarle: talco e sale. E non appoggiarle, giusto? Non appoggiarle. <ride> Questo è importantissimo perché una volta che voi le appoggiate, avete decretato il loro destino. La fine della Un destino sfavorevole, chiaramente. Ecco. Io ti ringrazio, Antonio. Come sempre, c'è qualcosa che vuoi aggiungere o siamo giunti a conclusione? No, io non vorrei aggiungere più niente. Vorrei aggiungere soltanto che voglio salutare tutti i miei telespettatori, tutti gli amici. Eh, vicini e lontani, come dicevo una vecchia trasmissione di tanti anni fa. E voglio salutare gli amici e anche quelli non tanto amici, perché in fondo, sai, eh, la vita è anche questo. So, li voglio salutare tutti, ma tra tutti voglio salutare Adele Cigala, che per me, più che amica, è una sorella. Ciao Adele, voglio salutare la famiglia Canette e tutti quanti, anche quelli che mi seguono, che non so neanche chi sono. A presto, non, non parlare più, stai zitto, ho già parlato troppo. <ride> no, io ti ringrazio tanto come sempre per la tua disponibilità e noi ci vediamo la prossima settimana, vero Antonio? Alla prossima, certamente. Alla prossima, arrivederci.